Ma bella, bentornati a tutti ragazzi, sono qui con l'Inter con l'episodio 14 dopo i tre episodi dedicati allo speciale calciomercato. Siamo nell'anno nuovo, nel 2016, e cosa vi posso dire? Sono pronto per fare una puntata più lunga del solito. Ebbene sì, oggi registrerò un po' di più e giusto per regalarvi un po' di emozioni targate Inter. Allora, questi sono i giocatori che sto allenando. Vado ad allenare un altro attaccante che è Luciano Vietto, eccolo qui, che è andato a prendere il posto di Bomber Icardi, che se n'è andato. Lui e Vanda se ne sono andati in vacanza in un'altra località, quindi va a giocare in un'altra nazione. Allora, vedete, qui ci sono anche i terzini. Come potete vedere abbiamo sia Masuaku che Ghoulam, giocatore che può salire anche lui parecchio, quindi utilizziamolo per gli allenamenti, quindi così che possiamo farlo salire più velocemente. Allora ragazzi, questi sono intanto i primi allenamenti di questo anno. Voglio farvi vedere anche che ci sono diverse storie. No vabbè ragazzi, voglio dirvi semplicemente una cosa. Voglio dirvi che è il momento di cambiare i numeri di maglia. Molti di voi mi hanno detto: no, sei un pazzo, hai dato il numero 4 a Darmian. Ragazzi, il numero 4, come vi ho detto negli scorsi episodi, non lo do a Darmian, non lo do a nessuno, perché il 4 è di Zanetti ed è di Capitan Zanetti, come del 3 di Facchetti. Quindi tranquilli, a Darmian vado a mettere il suo numero, ovvero che è il numero 36, il numero 36 di Darmian. Quindi tranquilli, Varane al 2, Hummels il 15, Masuaku il 13, Allan il 5, Ruben Neves l'8, Diego Costa il 22, a Depay andiamo a mettere il numero 7, Douglas Costa 22, Snyder 10, Aubameyang vado a mettere il 17, proprio perché molti di voi mi hanno detto: no, non mettere l'11 Aubameyang, vai a mettere il numero 17, sfanculizza Gabriel. Ebbene sì, quindi sfanculizziamo Gabriel, gli lasciamo il 18, direi che va bene. E Maximilian Meyer con il numero 20, va bene così. Poi andiamo a lasciare il 12 a Sportiello, il 24 a Murillo, il 27 a Gnukuri, il 3 a Ghoulam, non va bene. Io direi a questo punto di guardare gli altri giocatori che numerazioni hanno, per poi affidare a Ghoulam il numero ideale per la nostra rosa. Come per esempio Luciano Vietto. Luciano Vietto ha il 9. Il 9 che viene preso da Baccali. Baccali prende l'11, va benissimo. Il 6 a Rugani, va bene. L'Axalt il 26, il 23 per Bessa. Questi sono tutti gli altri. Ok, io direi a questo punto che possiamo mettere il 16, il 18, il 23, il 26. Uno di questi quattro numeri lo possiamo mettere al buon Ghoulam, giocatore sotto allenamento. Vi posso dire che anche sì, beh, anche Bardi non mi convince tanto col 19, ma vabbè, tanto Bardi poi andrà in vendita, già ve lo dico. Allora, io direi a questo punto che a Ghoulam l'idea è di mettergli o il 23 o il 26. Direi a questo punto di mettergli il numero 23, perché l'8, no, aspettate un attimo, l'8 ce l'ha. Sì, è giusto, l'8 ce l'ha Ruben Neves. Ok, perfetto. Quindi, no, vabbè, ragazzi, allora rimaniamo per il 23 oppure il 26. No, 23, perché così almeno abbiamo 23, 24 e 25 in difesa. Vabbè, dai. Dopo sta stronzata. Ok, perfetto. 23 per Ghoulam. Ok, così al 21 Bessa. Va bene così, va bene così. Eccolo qua, nuovo terzino sinistro. Io sono davvero felice di aver letto tutti i vostri commenti. Sono davvero felice di aver capito quali sono i giocatori che avete preferito in queste tre puntate di sessione di calciomercato. E ora è arrivato il momento di allenare e affrontare il Milan, il derby. Ragazzi, attenzione, perché c'è il derby come prima partita di campionato. E aspetta che non mi ricordo se ho già iniziato il campionato o no. Aspettate un attimo, perché magari dico una stronzata, non mi ricordo più. Aspettate un secondo, intanto sta salendo Ruben Neves. No, cazzatissimo, non è la prima, perché non mi ricordo una sega. Io dopo Capodanno non sono più in vena di ricordare. Ok, Bulgaria, Russia non mi interessa, l'Uruguay non mi interessa. Rifiutiamo la Bulgaria, sì, rifiutiamo anche l'Uruguay, anche se potrei aspettare. No, aspettiamolo, dai. Vabbè ragazzi, io sono sempre molto indeciso, lo sapete.
voglio il Brasile, ragazzi. Voglio il Brasile, pochi cazzi. Allora, vuole parlare dell'ingaggio Masuaku. Quindi, allora, visto che abbiamo un po' di soldi da parte, vedete qua, ancora 36 milioni. Quindi, poi a gennaio ce n'è da far di roba. Allora, andiamo ad aumentare lo stipendio al buon Samir Handanovic, che è un 86 per il momento, è un giocatore chiave della prima squadra. Quindi andiamo ad aumentare il suo stipendio settimanale. Poi andiamo a mettere... aumentiamo... Sì, che cazzo sto dicendo? Andiamo a... aumentare, sì, vabbè. Andiamo ad aumentare il giocatore che richiedeva. Poi andiamo a mettere 45.000 per il buon Nyukuri. Mettiamo 46.000 perché così sono buono. E vedete, non vorrei perderli come anche Taider. Taider è un giocatore che comunque sale. Io vi consiglio di non mandarlo in scadenza. È un giocatore che potrete rivendere a maggior prezzo. Quindi mi raccomando, non fatevelo scappare. Come del resto anche Krizetig che dovrebbe arrivare, se non erro, all'82, se non erro, quindi buttatevi dentro e soprattutto mettete mi piace alla pagina Facebook ufficiale P-Quadro. Lo faccio con la voce impostata perché magari mi ascoltate, magari veramente andate a mettere mi piace, perché non lo mettete, mannaggia voi, vi stacco le palle. E niente, dai. Allora, anche Puskas, che sì, sta ben figurando in B, ma qua in FIFA fa cagare a spruzzo, e quindi di conseguenza vi posso dire che non lo utilizzerò mai. E spero di venderlo, e spero di aumentare anche il come si chiama? Aumentare il contratto anche a... come cacchio si chiama? Non me lo ricordo più. Eccolo qua, Bomber Masuaku. Aumentare anche lui, che vuole 90.000. Aumentiamolo, visto che comunque Bomber Masuaku sta giocando veramente molto bene. E quindi va bene. È il momento di affrontare il Milan. Riequilibriamo un po' le finanze. Va bene, perfetto così, con 31 milioni. Eccola qui, questa è la rosa. Vedete, abbiamo Aubameyang in attacco, Sneijder trequartista, che vado a sostituire questa volta con Maximilian Meyer. Questo è tutto il resto della rosa. Direi che comunque possiamo sostituire Ruben Neves con un altro giocatore. Possiamo sostituirlo con il nuovo arrivato Gabriel. Magari mettiamo Ruben Neves in panchina al posto di Nyukuri. E Puskas lo spostiamo al posto di Bakkali. Perfetto, direi. Direi che è il momento di affrontare il derby con questa Inter. Chiamiamola 3.0. Sì, direi di sì. Ok, perfetto, sono pronto per affrontare il Milan. Scendo in campo e vado su gioca la partita. Eccomi qua, le due maglie, sono pronto, a San Siro. Inter contro Milan, sono in casa. Ebbene sì, siamo tutti e due a San Siro, però è la partita di andata. E c'è Wesley, Sneijder, no, cazzo dice, mi sembrava Sneijder. No, è Gabriel, c'è Gabriel che sente proprio l'odore del prato di San Siro, proprio sente quell'odore di tagliaerba bruciato, con la benzina bruciata del tagliaerba. Va bene, perfetto. Allora, intanto qua lui cade e si infortuna subito, attenzione. Vabbè, arriva subito Depay, nuovo numero 7 dell'Inter. Attenzione perché c'è Masuaku per Depay, subito velocissimi. Depay cambia la direzione, bellissimo il passaggio per Aubameyang, sempre lui, Aubameyang perde il pallone, c'è Verdi. Questa rosa non la conosco perché ormai il Milan continua a cambiare giocatori all'interno della carriera di FIFA e non riesco a parlare così veloce perché sono veloci loro, continuano a cambiare il pallone per Vertonghen, maledetto Vertonghen, che ti sto ancora pagando, vaffanculo, ti pago lo stipendio e giochi nel Milan, maledetto che non sei altro. Vabbè ragazzi, io penso proprio che, attenzione, penso proprio che, vediamo se riesco a toglierlo dalle palle. Eccolo qua, Varane, sbaglia tutto Varane, però c'è ancora Masuaku, sbaglia anche Masuaku, rimessa laterale per il, no, per noi. Dicevo, questa puntata la chiamerò molto semplice, no vabbè ragazzi, ma cos'è sta merdata. Dicevo, questa puntata la chiamerò semplicemente i nuovi acquisti, proprio perché voglio farvi vedere... Madonna! Che parata! Madonna! Mamma mia, l'ho vista bruttissima. No, dicevo, la chiamerò semplicemente i nuovi acquisti, perché voglio dimostrarvi com'è la rosa 3.0 di questa Inter. Attenzione perché c'è ancora il Milan, il tiro! Mamma mia, pericolosissimo il Milan in questa prima parte. Menez!
Possesso palla di Simone Verdi per Jack Bonaventura. Simone Verdi 1-2 qua sotto in pressing, in area, quasi in area di rigore. Attenzione perché c'è ancora il Milan. La va a passare Jeremy Menez, il tiro, attenzione, sbuca fuori, va in gol. In gol il Milan dopo un pressing forse nato in questa prima parte di partita. Complimenti al Milan, veramente. Io ho utilizzato tutti i miei giocatori forti in difesa, ma non riuscivo a contenerli. Jack Bonaventura scappa via e va a segnare l'1-0. Milan 1, Inter 0. Gabriel per Allan, per Aubameyang. Aubameyang, Aubameyang, Buzz, mamma mia che passaggio filtrato, il tiro, gol, 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 1-1, pareggia i conti il buon numero 22, non è Milito ma è Douglas Costa. Guardate qua, bellissimo il passaggio per Allan, il filtrante per Aubameyang che va a filtrare a sua volta per Costa. Guardate qui che bellissimo gol che va a fare, guardate qua, bam, una botta tremenda e va in gol, 1-1. Questa Inter è spettacolo. Entra Wesley Sneijder al posto di Maximilian Meyer. Siamo alla fine di questa partita, sono messo un po' maluccio proprio perché sono molto stanchi. Ma devo dirvi la verità, è stato molto 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 agguerrito questo secondo tempo. Devo dirvi che non ricorderò bene quali saranno i punti che taglierò oppure no. Però io vi posso dire che in questo momento sono all'88esimo e la partita è molto molto equilibrata. Devo dirvi che nonostante la mia rosa sia molto molto molto... Oh, che parata! Sia molto forte, questo Milan non è da meno. E complimentoni, complimentoni. Quindi dal calcio d'angolo c'è... Chi è che c'è? Boh, non lo so, non l'ho visto. Tanto va fuori, ok, va fuori. Ripartiamo con questo calcio d'angolo da parte del Milan. Vediamo adesso cosa fa. Ma com'è? È un colù che batte i calci d'angolo. Vabbè, questo Milan è più strano che mai. E niente, riparte Poli dal centrocampo. Cerco di pressarlo con Aubameyang. Non ci riesco, vabbè. Mi dà il fallo, niente. Ok, riparte Nkoulou. Speriamo di non prenderlo proprio lì. E visto che siamo nei minuti di recupero, potrebbe esserci il solito script. Attenzione però, mamma mia, se scappavo via con Sneijder qua era gol. Niente ragazzi, 1-1 questo derby. Un bel testa a testa, un bel tête a tête. Mi è piaciuto, dai, 1-1. E portiamo a casa un bel punticino prezioso per la classifica di Serie A. Ok, perfetto, c'è la partita contro lo Sporting Lisbona. Alleniamo intanto i nostri giovani e così li facciamo salire più in fretta. E niente, sono pronto per affrontare questa partita di Champions League, ragazzi. Ebbene sì, partiamo in Champions. Guardate, Masuaku intanto sale dappertutto, sale in tutti, intercettazione, marcatura, scivolata, contrasto con i piedi. Ok, la prima partita di Champions. È un brivido, ragazzi, è un brivido perché l'Inter sta rientrando in Champions League. Intanto hanno accettato tutti, perfetto, accettano tutti il rinnovo del contratto con la nuova... come si dice? Con la nuova... con il nuovo stipendio contrattuale, perfetto. Mettiamo Sneijder, questa volta andiamo a togliere Gabriel, andiamo a mettere a questo punto Ruben Neves che ha ben figurato nelle partite, nelle altre partite. Questa volta Gabriel l'ho trovato abbastanza, boh, non lo so, abbastanza normale, ecco, non ha fatto proprio niente di speciale. Perfetto, sono pronto per affrontare lo Sporting Lisbona, vado in campo e via che si va con la prima partita di Champions League allo stadio. Inter, squadra italiana contro lo Sporting, squadra portoghese. Parte la prima partita, parte l'avventura dell'Inter in Champions League. Guardate qua, Sneijder contro João Mário. Ciao, sono João Mário. Questa volta sì, questa volta è Sneijder che... Sneijder, come cazzo lo volete chiamare? Comunque Sneijder veramente è gran numero 10 e sono pronto per dimostrarlo. Ok, Slimani, attenzione perché parte da centrocampo, la va a passare a Carillo e c'è Palina, non lo so come cazzo si chiama. Comunque già ho fatto un fallo, però c'è questa regola del vantaggio che va avanti Jefferson dalla fascia di sinistra, la va a passare in mezzo per Slimani. Slimani, attenzione il tiro, la parata di Samir Handanovic, sempre lui, Samir, sempre lui. Calcio d'angolo, batte Sneijder, attenzione, vediamo se in mezzo succede qualche cosa.
No, per adesso no, e quindi si va in rimessa laterale nera-azzurra con sempre lui, con Wesley Snyder. Io mi incarto a dire Wesley Snyder, però va bene. Ok, Douglas Costa da solo, perde il pallone, anzi no, c'è ancora lui, Douglas Costa, attenzione, Douglas Costa, sempre lui, il passaggio per Wesley Snyder, dai! Sì, cazzo! Il gol di Aubameyang! L'assist di Wesley Snyder, il numero 10, il trequartista che tutti desiderano. Guardate qua, bellissimo il passaggio qui in mezzo. Subito l'assist sotto le gambe, Pierre, grande Pierre, Pierre Aubameyang. Bellissimo il gol, 1-0 Inter. Jefferson cerca di scappare via, ma vado a marcarlo con Darmian. C'è Tanaka, sembrava Tatanka, e Sandro Replay. Vabbè, molti di voi non sanno cosa sto dicendo, ma qualcuno saprà di cosa sto parlando. Attenzione il gol! Attenzione il gol, dopo che ho detto Tatanka e Sandro Replay ho preso il gol. Mamma mia, mamma mia, vaffanculo, ho preso il gol all'80esimo, 1-1. Attenzione perché questa partita è la prima e potrebbe andare in salita. Comunque, tra l'altro, che cazzata ha fatto Hummels. Ha cercato di spazzarla di testa, si è rotolato via come una pera cotta. E niente, 1-1. Snyder, attenzione Snyder, cerca di passare in mezzo, non ce la fa. E è un'ostruzione, vediamo se da questa punizione riusciamo a fare qualche cosa. Bello il passaggio, bello, un cazzo, perché era veramente un passaggio, non un cross, l'ho pure detto, guardate qua. E Darmian, vediamo cosa possiamo fare con Darmian, che parte dalla destra andando verso sinistra. La va a passare a Meyer, che è entrato in campo Meyer. Attenzione Meyer per Darmian in mezzo per Allan, la va a passare a Aubameyang. Attenzione Aubameyang, il tiro, la va a parare il difensore. Ma ci siamo ancora noi, e qua è rimessa laterale, se non finisce la partita prima. C'è Baccali, è entrato anche lui, non ve l'ho detto. C'è Darmian, la va a passare in mezzo per Allan in mezzo ancora per Ruben Neves. Sbaglia tutto Ruben Neves. Finisce qua 1-1 la prima partita di Champions League dell'Inter. Un punto un po' sprecato. Cioè, diciamo che la partita è stata abbastanza dominata, però c'è stato quel gol con l'errore difensivo di Hummels. Ma va bene così, dai, va bene, sono sicuro che mi rifarò nella prossima partita di Champions. Ora c'è l'Atalanta, l'Atalanta andiamo a simularla. C'è Puskas e Taider che rifiutano, tanto Krizetic e Handanovic, i più importanti accettano, i più, diciamo, i meno importanti, intanto io sto digerendo come un bastardo, e i meno importanti non accettano. Quindi andiamo prima di tutto a fare la rosa adeguata, una rosa adeguata per affrontare l'Atalanta simulandola, e poi andiamo a vedere poi i contratti per questi giocatori per non perderli proprio a parametro zero. Tanto ragazzi, spero tanto che questa puntata vi piaccia, sicuramente come vi ho già detto sarà più lunga del solito. Spero tanto di vedere tanti bei commenti qui sotto, anche brutti come volete, intanto io simulo questa partita. Se volete suggerirmi qualche cosa, se volete dirmi quello che desiderate, potete scriverlo qui sotto oppure nella pagina ufficiale Facebook P-Quadro. Mi raccomando, scrivete tanto perché, come sapete, coloro che mi seguono da tanto tempo, intanto ha segnato Aubameyang e si è infortunato Costa, dicevo che comunque rispondo a tutti. Ebbene sì, io comunque rispondo a tutti, ho sempre modo di essere in contatto con voi. Segna Wesley e segna anche Carmona, quindi per il momento 2-1, vediamo se finisce così, ok. È finita così, 2-1 Inter contro Atalanta, e è il momento di far crescere questi giovincelli simulando per l'ennesima volta questo allenamento. Ok, perfetto così. Allora ragazzi, vediamo a questo punto di andare avanti contro il Sassuolo, e andiamo nella rosa e simuliamo anche contro il Sassuolo, direi di sì. Togliamo Douglas Costa, andiamo a mettere questa volta Baccali, anche se non ha il morale ottimo, però direi che potrebbe andare bene. Mettiamo anche Gabriel al posto di Ruben Neves. Ok, direi che adesso possiamo andare indietro, salvare, e andiamo anche nell'ufficio, andiamo a leggere le mail. Aggiornamento dalla Francia, dall'Inghilterra, si è infortunato per 3 giorni Douglas Costa. Va bene. Simuliamo questa partita anche contro il Sassuolo, vediamo cosa ne esce fuori. Allora, Sassuolo contro Inter, per il momento 0-0, vediamo cosa ne esce. Allora,
0-0. Giallo per Varane. Vediamo intanto. Dall'altra parte vedo che è arrivato Tyson. Giocatore molto buono, eh. Gol Aubameyang. Il rigore di Aubameyang. Perfetto, direi. Ok. Dai così, dai così. Olle, 1-0. Va. Vanno i nerazzurri a battere i giocatori del Sassuolo. E c'è il Copenaghen da affrontare. C'è il Copenaghen. Intanto c'è un'offerta per la nazionale ungherese che non, veramente non mi attizza. E l'Uruguay, ragazzi, io. Boh, raga, io vorrei rifiutare. Esatto, io rifiuto perché. Perché voglio il Brasile, ragazzi, voglio il Brasile. Un Brasile, voglio allenare un Brasile. Vabbè, vediamo di andare avanti, dai. Vediamo se intanto salgono un po' si baldi giovincelli. Perfetto, direi che va bene. E sono pronto per giocare e scendere in campo anche questa volta contro il Copenaghen. E direi a questo punto di togliere Baccali e andare a mettere Douglas Costa, che è un 83, come vedete. Giocatori, tutti gli altri giocatori sono messi bene. Direi a questo punto che potremmo magari utilizzare qualcun altro. Magari mettere a questo punto Wes, visto che Wes ha giocato molto bene nella partita precedente di Champions. Direi che va bene così. E la. Scendo in campo per affrontare il Copenaghen. Ve l'ho fatta, ve l'ho fatta, ragazzi. Volevo simularla, volevo farvelo credere, però, ragazzi, va bene tutto. Però contro il Copenaghen non volevo scendere. Cioè, ragazzi, io non so cosa dirvi. Perciò, cioè, basta. Ho segnato l'1-0 contro Costa. A me fa ridere quando vi dite, no, perché non le giochi tutte? Perché? Perché? Volevo vedere cosa dicevate. Sicuramente trovo il coglione qui sotto che scrive, oh no, sei registrato. Guardate qua che sono registrato. Guardate, vi faccio anche sentire, aspettate, Ok, è finita. Guardate qua, questo è il click che sto andando avanti. Perfetto, vedete qua. Interruzione, bla 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 bla. C'è il Cagliari e ok, vado a girare con ta ta ta. Cioè, ragazzi, io ve lo metto anche qua attaccato al microfono. Va bene, niente, in ogni caso comunque ha fatto doppietta da Douglas Costa e va benissimo così perché portiamo a casa questi 3 punti contro il Copenaghen. E Aubameyang è un 84 in questo momento, Ruben Neves è salito a 76 e direi a questo punto che possiamo fare un pochino di turnover contro di loro, mettere Rugani, visto che Rugani è un ottimissimo difensore centrale. Ok, perfetto. Mi dite perché metti Rugani al posto di Murillo? Perché Rugani mi piace di più. Tutto qua, semplicemente per questo. Ok, sono pronto per affrontare il Cagliari. Questa volta ve lo dico tranquillamente, la simulo, non vi faccio altri scherzi. E va bene così. Inter contro Cagliari. Speriamo di vincerla. Perché sto simulando queste partite? Perché a mio parere non servono con una rosa del genere. Sarebbe l'ideale vedere altre partite più importanti. Vedete qua, cioè, sto già vincendo 2-0. Gol di Varane, gol di Costa. Douglas Costa sta segnando tanto, eh. In questo episodio tanti gol da parte sua. Gol anche di Vietto. Vietto che ho messo al posto di Aubameyang. Benissimo così. E 4-0, attenzione perché anche Aubameyang va a marcare il cartellino dei goleador di questa partita. Perfetto, perfetto. Alleniamo come al solito. Intanto Masuaku sale all'80. Ole! Bomber Masuaku 80 come overall. Perfetto. Allora, vediamo adesso cosa succede. Vediamo di andare avanti, vediamo di capire un pochino cosa succede. Allora, offerte per... Oh! Alleluia! Buon anno! Eccolo qua, il Brasile. Finalmente vado ad accettare il Brasile. Finalmente posso giocare con la nazionale che desideravo dopo aver iniziato una carriera con la nazionale italiana. Dopo aver iniziato una... cioè, scusate, dopo aver accettato la proposta della nazionale belga, finalmente arriva quella brasiliana. E quindi sono al completo con le 3 nazionali che mi piacciono di più. Perfetto. Intanto Masuaku sale un sacco, ragazzi. Allenatelo a bomba, veramente. Allenatelo veramente tanto. Ok, vediamo qua. Questa è una qualificazione, direi che magari questa qua la vado a simulare. Poi potrebbe esserci un episodio
Sarebbe, tanto tra l'altro, guarda che cazzo è, Roberto Firmino in attacco e Coutinho di dietro, Hulk, io metterei Hulk davanti, non lo so, vediamo. Felipe Anderson centrocampista, boh, ma che rosa è? Ma vabbè. William fuori, ci abbiamo Pato, ve lo ricordate? Super Pato! Mamma mia, all'inizio di questa carriera. Ma quanto è forte questo Brasile, guardate qua che... Sì, ma poi Thiago Silva fuori, ragazzi, ma stiamo scherzando. Cioè, abbiamo Naldo e David Luiz, abbiamo anche, tra l'altro, Miranda abbiamo. Dove cazzo è Miranda? Miranda non è mica... Sì, c'è Miranda, non l'hanno convocato, vabbè. Ok, perfetto. Direi che questa partita la vado a simulare contro il Venezuela. Per poi, dopo questa partita, direi di fare una puntata. Se vi piacerà, farò una puntata dedicata al Brasile. Quindi dedicata, come è successo con il Belgio, una puntata dedicata alla squadra brasiliana. Intanto sono già 2-0 con la doppietta del bomberone, il Super Pato. Intanto ha segnato anche Allan, il nostro Allan, tra l'altro. Allan appartenente all'Inter. Perfetto così, 3-0 ragazzi, 3-3-3-3-3-3-3, 3-0, perfetto così. E no, niente, quindi no, ragazzi, più avanti faremo la puntata dedicata al Brasile, proprio perché era soltanto la seconda partita delle qualificazioni. Più avanti faremo una puntata dedicata al Brasile. Ok, quindi cosa vi posso dire? Vi posso dire che questa è la classifica. Io vi ringrazio per aver visto questa puntata che è stata molto lunga. Ci troviamo in seconda posizione con sopra il Milan e quel maledetto di Vertonghen. E quindi niente, vi aspetto nella fanpage ufficiale P-Quadro. Vi aspetto qui sotto con tanti commenti. Suggeritemi quello che desiderate, sia per il Brasile sia per l'Inter. E fate i bravi. Ciao ragazzi!